Assemblea infuocata ieri a Lamezia per il congresso del PD. Solo buoni propositi al momento, l'unità e il rinnovamento auspicati dal vice segretario nazionale Andrea Orlando. Democrat divisi sulla ricandidatura di Oliverio. Infrastrutture, al via lo sblocco cantieri, ma gli interventi non riguarderanno la statale 106, da valutare la compatibilità dell'opera per la quale sono già stati stanziati oltre 1 miliardo di euro di fondi. Terremoti, al via la riqualificazione sismica di immobili e proprietà dello Stato in Calabria. Si tratta di 7 lotti che riuniscono 61 edifici, alcuni dei quali sono da considerarsi di pregio. Estorsioni ai De Masi, confermate le condanne emesse in primo grado a carico del boss di Rizziconi, Teodoro Crea, e del figlio Giuseppe, attualmente detenuti entrambi in regime di 41 bis. Operazione Eder, arrestato il latitante Giuseppe Cortese. Il 53enne si era rifugiato in Francia dopo il blitz contro la 'ndrangheta della zona ionica Regina. San Luca, sopralluogo congiunto sulla strada per Polsi, al via una dettagliata ricognizione di tutte le aree del territorio comunale a rischio frana e alluvione. Bentrovati a questa nuova edizione del telegiornale di Telemia. In apertura il congresso del PD che si è svolto a Lamezia Terme. Un incontro infuocato dove sono emersi ancora diverse incongruenze, diversi punti di non incontro. In particolare sembra essere lontana l'unità e il rinnovamento auspicato anche dal vice segretario nazionale Andrea Orlando, che abbiamo sentito. Ascoltiamo. Oggi noi discutiamo di come si rimette in campo il PD e si costruisce una coalizione. Le persone, i metodi, i percorsi saranno la conseguenza di questa discussione, che deve cercare di corrispondere a 2 obiettivi fondamentali, l'unità e il rinnovamento. L'unità è la condizione del rinnovamento e il rinnovamento è la condizione dell'unità. Io sono stato questa mattina, ho partecipato alla manifestazione dei metalmeccanici a Napoli, per segnalare un'attenzione e una volontà di ripartire nella costruzione di un'alternativa dalle lotte per la difesa del lavoro, dalla battaglia per il mezzogiorno e dalla condizione operaia, che credo siano dei pilastri fondamentali per costruire un'alternativa a questo governo. Errori ci sono stati e sarebbe sbagliato negarli. Oggi però stiamo discutendo di che cosa sta facendo questo governo. E questo governo sta riducendo il tema del mezzogiorno al reddito di cittadinanza. Non c'è una politica industriale, non ci sono idee per uno sviluppo delle aree interne, non c'è una scommessa su i poli produttivi in crisi in questa parte d'Italia. E questo è un problema non per il mezzogiorno, è un problema per l'Italia. E la politica è quella che cosa che serve a superare le antitesi e quindi dobbiamo provare a fare esattamente questo lavoro. Se non ci riusciamo saremo sconfitti. I congressi qui in Calabria? I congressi sono la conseguenza di un ragionamento politico, cioè noi dobbiamo rovesciare il tema. Noi dobbiamo darci l'obiettivo. L'obiettivo è una coalizione larga, rinnovata, che includa forze civiche e un partito unito. Se ci si arriva con i congressi, si fanno i congressi. Se non ci si arriva con i congressi, ci si va attraverso altre vie. Ma noi non siamo, diciamo, un'organizzazione che deve pensare al proprio funzionamento interno, a prescindere da quello che è intorno. Si faranno le primarie per individuare il candidato governatore? Non, è sempre uno dei punti a cui dobbiamo arrivare e non dal quale dobbiamo partire. Spazio adesso alle infrastrutture, perché vede il via lo sblocca cantieri, ma gli interventi non riguarderanno la statale 106 ed è già polemica in Calabria. Compatibilmente, dietro l'avverbio contenuto nella riformulazione del decreto sblocca cantieri, secondo alcuni ci sarebbe la volontà di distogliere i fondi dal terzo megalotto della statale 106. E tanto è bastato a mandare su tutte le furie i deputati calabresi di opposizione e il presidente dell'associazione Basta Vittime sulla 106, Fabio Pugliese. Nella seduta di ieri la Camera dei Deputati ha approvato a maggioranza un emendamento nella più ampia cornice del decreto cosiddetto sblocca cantieri, con il quale il governo intende verificare la copertura finanziaria di 28 opere pubbliche in Italia.
Il terzo megalotto della statale 106 ha quattro corsie fra Sibari e Roseto Capospulico, la bretella che chiuderà il cerchio di collegamento fra la 2 del Mediterraneo e la dorsale adriatica. Rappresenta l'unico cantiere previsto nel mezzogiorno, come annunciato dal Ministero dell'Economia nei giorni scorsi. La riformulazione dell'ordine del giorno con la frase «compatibilmente alla disponibilità della finanza pubblica» ha incendiato gli animi di alcuni deputati calabresi, fra cui Wanda Ferro di Fratelli d'Italia. In aula Ferro ha sostenuto come non vi sia alcuna necessità di verificare la compatibilità economica dell'opera, già garantita da copertura finanziaria di 1,3 miliardi di euro stanziati da una delibera CIPE, per di più registrata dalla Corte dei Conti lo scorso 17 di luglio 2018. La giunta regionale si è riunita ieri alla cittadella regionale di Catanzaro sotto la presidenza di Mario Oliverio. Tra i vari provvedimenti approvati, la giunta, su proposta della presidenza, ha assunto lo schema di protocollo d'intesa tra le regioni Campania e Calabria e il comune di Napoli, al fine di rendere operativi i gemellaggi. Inoltre la giunta, su proposta dell'assessorato all'ambiente, ha esteso anche il periodo di attuazione del programma di azione Asse 6, tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale previsto nell'ambito del POR Calabria. Andiamo adesso ai terremoti, perché si apre una nuova pagina, al via infatti dei progetti di riqualificazione sismica di immobili che riguarderanno le proprietà dello Stato in Calabria. È stato pubblicato un bando di gara per la riqualificazione sismica di immobili di proprietà dello Stato in Calabria. Si tratta di 7 lotti che riuniscono 61 edifici, alcuni dei quali sono da considerarsi di pregio. Con questa procedura, che segue una prima gara pubblicata a fine 2018 che riguardava 230 edifici nella stessa Calabria, saranno oggetto audit sismico ed energetico tutti gli immobili interamente di proprietà dello Stato, ad eccezione di quelli in uso al Ministero della Difesa, presenti sul territorio regionale che ricadono in zona sismica 1. Oggetto della gara è l'affidamento dei servizi di verifica di vulnerabilità sismica, audit energetici, rilievi tecnici e progetti di fattibilità tecnico-economica degli immobili, per un importo complessivo a base d'asta pari a 4.735.611 euro. La giudiziaria con le estorsioni ai De Masi, anche l'appello conferma le condanne alla boss Crea e a suo figlio. La Corte d'Appello di Reggio Calabria ha confermato le condanne emesse in primo grado a carico del boss di Rizziconi Teodoro Crea e del figlio Giuseppe, attualmente detenuti entrambi in regime di 41 bis, per la presunta estorsione aggravata dalle modalità mafiose e i danni degli imprenditori Giuseppe e Nino De Masi, che si sono costituiti parte civile nel procedimento. La posizione dell'altro figlio di Crea, Domenico, è stata stralciata per la latitanza di quest'ultimo. Per Teodoro Crea e per il figlio Giuseppe, la conferma riguarda la condanna rispettivamente a 12 e 8 anni di reclusione decisa dal Tribunale di Palmi a dicembre del 2017. Teodoro Crea ed il figlio, secondo l'accusa, avrebbero costretto gli imprenditori De Masi a consegnare trattori e macchine per l'agricoltura, altri attrezzi e materiale vario, senza mai pagare il corrispettivo economico. Il valore della merce estorta ammontava ad oltre 180.000 euro. Il Tribunale aveva imposto ai Crea anche una provvisionale di 20.000 euro da versare a Giuseppe De Masi. L'inchiesta della distrettuale antimafia di Reggio Calabria contro i Crea è partita grazie alla denuncia dei De Masi contro Teodoro e Giuseppe Domenico Crea. I tre, secondo quanto emerso dalle indagini, avrebbero costretto l'imprenditore Giuseppe De Masi a consegnare macchine per l'agricoltura, attrezzi e materiale di vario tipo senza mai pagare, se non in rare occasioni, solo piccoli acconti sul prezzo. Ritorniamo sull'operazione Edera, perché è stato arrestato il latitante Giuseppe Cortese, il 53enne, dopo il blitz che ha riguardato gli esponenti dell'Andrangheta Regina della fascia ionica, si nascondeva in Francia. Giuseppe Cortese, detto Pino, 53enne di Gioia Tauro, tra i 31 destinatari di misura cautelare nell'ambito dell'operazione Edera condotta dalla ROS. È stato arrestato ieri dalla Polizia dell'Ufficio Centrale per la lotta alla criminalità organizzata. L'uomo, raggiunto da misura cautelare della custodia in carcere, è stato presentato ieri presso la Procura di Digione, Côte d'Or. Giuseppe Cortese è stato arrestato con un mandato di arresto europeo, spiccato nei confronti di 31 presunti membri di 4 gruppi specializzati nell'importazione di cocaina colombiana.
Tutto è stato fatto nella massima segretezza. Martedì alle 3 del mattino la polizia italiana trasmette l'ordine di arrestare l'uomo presso l'ufficio centrale di lotta contro il crimine organizzato a Nanterre e indica che Giuseppe Cortese è in Francia diretto in Svizzera. Gli investigatori individuano la sua Porsche 911 delle parti di Masson. Una squadra della brigata di ricerca e di intervento si reca nel parcheggio di un hotel nella zona industriale della città e trova la macchina. Giovedì mattina Giuseppe Cortese, accompagnato da un'altra persona, lascia l'albergo. La polizia non gli dà alcuna possibilità e lo ammanetta. Verrà consegnato alle autorità italiane nei prossimi 40 giorni. Siamo a metà telegiornale, ci fermiamo per la pubblicità. A tra poco. Bentrovati a questa seconda parte della TG News. Ripartiamo da Locride Ambiente perché i lavoratori incroceranno ancora una volta le braccia. Previsti 2 giornate di sciopero. Ancora sciopero per i lavoratori della Locride Ambiente, assistiti dalla SLAI COBAS, l'organizzazione sindacale di Vibo Valentia, che sostiene le ragioni degli operai impiegati nei territori di Grotteria, Monasterace, Bagnara Calabra, Motta San Giovanni, Marina di Gioiosaioniche e Siderno. Altre 2 giornate di braccia incrociate dopo la protesta dello scorso 4 giugno davanti alla sede dell'azienda a Siderno. Il 18 e 19 giugno sindacato e lavoratori scenderanno ancora insieme in piazza davanti all'Ocre d'Ambiente a causa dell'atteggiamento dell'azienda che invece di fermarsi a riflettere sulle motivazioni dello sciopero e sulle ragioni degli operai continua a far finta di nulla. La ditta, in onda tramite i propri legali, sia il sindacato che tutti gli interlocutori istituzionali possibili ed immaginabili, di lettere in cui senza fondamento e con notevole faccia tosta tenta di mettere in luce le proprie posizioni, lasciando passare sotto silenzio le notevoli inefficienze di cui è colpevole. Deboli le ragioni della ditta sidernese, secondo la SLAI COBAS, che farebbe leva sull'aver provveduto a pagare qualche stipendio in qualche cantiere con soli 2 mesi di ritardo, pagamenti che secondo Locride Ambiente renderebbero la protesta illegittima. A parole l'azienda e gli impegni presi in prefettura e presenti nei relativi verbali lo testimoniano, promette sempre tanto quanto a mantenere poi riesce sempre ad eclissarsi. Sciopere e proteste ignorate da una ditta che continua a fare quello che vuole senza prestare la minima attenzione a ciò che i lavoratori stessi e dei loro rappresentanti da mesi chiedono, scioperi illegali per l'azienda, mentre illegale a parere della SLAI COBAS è il comportamento della Locride Ambiente con i lavoratori che nel rispetto delle regole protestano per i loro diritti, diritti violati da chi coi fatti smentisce quanto proclama. Quello delle retribuzioni non è l'unica problematica lamentata dagli operai, pur essendo certamente l'argomento cui ovviamente un lavoratore più sensibile, anche la disorganizzazione aziendale, tuttavia sarebbe causa di disagi per i dipendenti. Andiamo a Benestare, dove è stato da poco eletto sindaco Domenico Mantegna. Ai nostri microfoni ha parlato per la prima volta da primo cittadino e ha esposto i propositi e i primissimi interventi della sua giunta. Ci stiamo attivando, siamo andati nei vari uffici regionali e anche presso la città metropolitana per dare subito nell'immediatezza alcune risposte su alcune problematiche che abbiamo già riscontrato nei primi giorni, e poi stiamo anche qui cercando di programmare anche delle manifestazioni estive che andranno a riguardare l'intero territorio comunale per cercare di rendere il paese ancora più vivo e più bello in questa stagione estiva. Per finire, Domenico, a che cosa darà priorità il tuo comune, la tua amministrazione? Perché un paese un po' negli ultimi tempi è un pochettino, diciamo, un po' malandato, però okay. Pensiamo che tu sarai sicuramente in grado di risollevare un po' le sorti di questo paese. Che cosa darai la priorità? Qual è la cosa più importante che credete si debba fare per questo paese che deve essere un po' risollevato? Bisogna, secondo me, ci sono tante cose che bisogna appunto potenziare e migliorare, ma quello che secondo me darà il maggior impulso è quello di veramente di creare entusiasmo. Secondo me se si riesce a creare entusiasmo, vitalità all'intera comunità, all'intero territorio, ecco, questo secondo me darà uno sbocco appunto di crescita culturale, sociale all'intero paese. Poi ovviamente abbiamo una serie di priorità come la scuola, come alcuni lavori pubblici, però soprattutto è il coinvolgimento di tutti i cittadini, di tutta la cittadinanza alla nostra azione politico-amministrativa che andremo a svolgere in questi 5 anni. Grazie, in bocca al lupo al sindaco. Grazie a voi, grazie a voi.
A San Luca invece hanno il via alcuni interventi di sopralluogo di strade e aree comunali a rischio frane e anche alluvioni. In particolar modo attenzionata è la strada che conduce a Polsi. Oggi Carlo Tanzi, geologo ricercatore all'Istituto di Ricerca per la Protezione Idrogeologica del CNR e già capo della Protezione Civile Regionale, il criminalista forense Giuseppe Silvaggio e il massimediologo Klaus Davi, tutti e tre consiglieri comunali di San Luca, effettueranno una dettagliata ricognizione in fuoristrada di tutte le aree del territorio sanluchese a rischio frana e alluvione. Nell'ispezione saranno accompagnati da Antonella Catanzariti, responsabile dell'ufficio tecnico comunale, e dal sindaco di San Luca Bruno Bartolo. Nell'ambito dei sopralluoghi, particolare attenzione sarà posta alla strada per il santuario di Polsi, interessata da vasti e complessi movimenti franosi che mettono a forte rischio l'incolumità di cittadini, pellegrini e turisti che la percorrono stabilmente. Pubblico delle grandi occasioni ieri a Roccella Ionica per la presentazione del libro di Domenico De Masi, Il Lavoro. Il professor Domenico De Masi, illustre sociologo, docente e anche scrittore, dobbiamo dire così. Professore, lei sul lavoro ne ha fatto un tema della sua vita, il lavoro nell'ultimo secolo, diciamo, quello che arriverà nel XXI secolo, per dare un'idea di come si è evoluto negli anni e di come è cambiato il lavoro. Il lavoro è mutato sulla base di alcuni fattori, un fattore è la globalizzazione ovviamente, un altro fattore è il progresso tecnologico che è sempre più veloce e massivo, un altro fattore ancora è l'aumento di persone scolarizzate e poi i mass media e i social media. Tutti questi fattori hanno fatto sì che il lavoro è passato da una struttura che era artigianale, rurale fino al Settecento e poi con la società industriale è diventato invece produzione di beni materiali in grandi serie, quindi automobili, frigoriferi, e oggi invece è un lavoro puntato soprattutto sulla produzione di beni immateriali, cioè servizi, simboli, valori, estetica e informazioni che naturalmente sono la base di tutto. Questo ha comportato che siamo passati da un lavoro prevalentemente operaio a un lavoro impiegatizio e ora a un lavoro affidato a intellettuali creativi. Senta, lei è stato uno dei primi che ha parlato del lavoro a distanza, del cosiddetto telelavoro che oggi va tanto di moda. È un lavoro vero, reale, il telelavoro ormai ha riconosciuto tutti gli effetti, anzi, lei mi diceva prima, tante categorie ormai utilizzano il telelavoro. Beh, praticamente il telelavoro ha vinto senza che noi ce ne accorgessimo. Se uno viaggia in treno sente moltissime persone che telefonano e stanno telefonando ai loro colleghi, alle loro segretarie, e quindi telelavorano, telelavoriamo tutti negli uffici, non solo a distanza quando gli uffici sono lontani dalla casa madre, ma telelavoriamo quando lavoriamo da casa, quando lavoriamo con quello che viene chiamato smart work, cioè il lavoro fatto anche al bar, in spiaggia, dovunque, perché praticamente le connessioni sono sempre più possibili. Il lavoro consiste nel modificare le informazioni sono volatili, non hanno tempo né spazio, possono raggiungerci dovunque e in qualunque momento, per cui c'è una rivoluzione profonda del lavoro che intanto si intreccia sempre di più con lo studio e si intreccia sempre più col tempo libero in quella categoria nuova che io chiamo ozio creativo. Perché avete deciso oggi di parlare, di portare il professor Domenico De Masi oggi a parlare di lavoro, poi in una terra dove il lavoro ahimè manca? Perché io riteniamo che il lavoro sia un elemento molto importante, come dice il professore stesso nelle prime pagine del suo libro, Il lavoro nel XXI secolo, diciamo ogni giorno sui giornali c'è qualcosa che riguarda il lavoro. Certo il nostro contesto è un contesto povero da questo punto di vista, ma povero soprattutto perché ha solo stereotipi e luoghi comuni. Quindi difficilmente si adatta a una società in evoluzione continua, qual è la nostra, e in cui sono richieste delle competenze adattive senz'altro maggiori di quelle che abbiamo noi, soprattutto mentali.
Il lavoro manca, il lavoro si sta trasformando, il lavoro inesistente produce una grossa sacca di disoccupazione proprio in questa fascia di territorio. Abbiamo voluto parlarne con il professore De Masi, approfittando della sua ultima opera, perché ha realizzato questo saggio sul lavoro dal titolo Il lavoro nel XXI secolo. Cercheremo attraverso tre introduzioni che poi corrispondono a tre relazioni tenute da esperti di vedere in che modo l'idea del lavoro sta cambiando, se è possibile pensare a una formulazione dell'idea del lavoro che garantisca il benessere per tutti e soprattutto di come il lavoro cambierà a motivo dell'introduzione dell'intelligenza artificiale e della robotica in tutti gli ambiti. L'idea per l'appunto è quella di dividere in tre parti iniziali. Ci sarà la dottoressa Donata Calabrese che parlerà di come si trasformerà la sanità e la medicina a motivo dell'ingresso di queste nuove discipline, di questi nuovi sistemi rappresentati dall'intelligenza artificiale e dalla robotica. Farò una breve riflessione ad alta voce anch'io per valutare in che modo questa trasformazione riguarderà il mondo della giustizia, se mai sia possibile valutare un giusto processo alla luce del dato sperimentale raccolto dagli studi di intelligenza artificiale e di robotica. E infine chiederemo al preside Pirruccio, Vito Pirruccio, preside dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo Pedullà Bello di Agnana Siderno, invece di dirci in che modo dovrà essere ristrutturata la formazione per garantire giovani capaci di affrontare il futuro con competenze adeguate per affermarsi nel mondo del lavoro. Dottoressa Donata Calabrese, il lavoro, l'intelligenza artificiale anche nel mondo della sanità, un grande aiuto? Un grande aiuto veramente, perché in questa intelligenza artificiale coadiuverà il medico nel suo quotidiano, perché ci saranno delle innovazioni in campo telemedicina, ingegneria biomedica, la robotistica, la ricerca nel campo biomedico, un esempio, la ricerca della flora batterica intestinale che ci permette di individuare determinate patologie con delle diete mirate specializzate. Che dire poi della robotistica nell'intervento chirurgico, dove l'intervento viene prima simulato al computer, quindi il chirurgo riesce a prevenire, intanto ad organizzarsi l'intervento e quindi a prevenire eventuali complicanze. Ancora cultura, però ci spostiamo ad Africa, dove ha avuto luogo un importante incontro. Sentiamo di cosa si tratta. Siamo ad Africa Antica, il borgo montano di Africa, dove ha sede un'importantissima università telematica che è l'università iCampus. A fare visita alla cittadina di Africa e quindi anche ad Africa Vecchio il rettore in persona, il professore Enzo Siviero, ingegnere e architetto. Professore, che impressione le ha fatto l'Aspromonte? Beh, è una meraviglia della natura, devo dire, anche perché mi ricorda qualche aneddoto. Mio nonno negli anni 20 ha costruito delle strade, probabilmente proprio la strada che oggi abbiamo fatto, quindi ho sempre avuto l'idea che l'Aspromonte fosse un luogo familiare. Devo dire che arrivandoci ho trovato sia i luoghi sia soprattutto le persone di una affabilità e di una capacità di relazione umana, voglio dire, abbiamo fatto una serie di ponti umani molto belli. Che cos'è l'Aspromonte e cos'è stata Africa per te in questi anni? Allora, diciamo che l'Aspromonte è la più identitaria tra le montagne del sud Italia. È identitaria perché è la montagna forse più umanizzata in assoluto, costantemente umanizzata in assoluto. Oggi chi viene in Aspromonte vede boschi a perdita d'occhio nella parte alta questi poi corsi delle fiumare verso il basso, ma ha l'idea di stare in un luogo selvaggio, di entrare in un luogo selvaggio, mentre l'Aspromonte è un luogo umanizzato, è un luogo in cui natura e cultura sono state insieme per secoli e l'uomo è vissuto con l'idea di doversi adattare alla natura. Viceversa, oggi, dappertutto, l'uomo ritiene di dover adattare la natura alle proprie esigenze e da qui i disastri. Sono con Gioacchino Criago, il padrone di casa di Africa Antica. E da anime nere alla Maligredi e quindi a questo meeting di oggi, 12 giugno, che cosa è cambiato? Non tanto, perché in realtà
facciamo, siamo in tanti ad essere impegnati su un lavoro che dura da tanto tempo, quindi mentre all'inizio ogni passo era una grande rivoluzione perché partivamo quasi da zero, adesso siccome senza essere falsamente modesti, tanti risultati sono stati colti. Allora Africo, l'esperienza di Africo sta diventando qualcosa di importante, non per noi ma un po' per tutti i calabresi. È diventato un punto di incontro fisso per le anime, per i cuori, per le intelligenze che vengono da qualunque posto. La missione che ci eravamo tutti noi prefissi insieme ai ragazzi e ad altri intellettuali che sono stati con noi fin dal primo momento era di spiegare che questo è un posto, è un dono che si apre a tutti, che è per tutti, non è un posto nostro degli africoti o degli espromontani, è un luogo aperto. È stato un progressivo avvicinamento, devo dire. Abbiamo cercato l'opera di unificazione, un ponte insomma, un avvicinamento alla gente, un avvicinamento ad una terra prodigiosa che meritava una narrazione diversa, meritava anche di proporre una correzione rispetto a certa storiografia. E quindi è stato un lavoro culturale, ancora una volta un edificio, questa volta di alleanze, di patti, di ascolti, di incontri, di ricerche, di parole, di silenzi come quello che stiamo vivendo in questa maestosa natura. Sono stati 5 anni esaltanti in cui ci siamo totalmente consegnati alla montagna che non a caso abbiamo definito nostra madre, e ancora ci piace definirla in questo modo. Dunque un rapporto carnale che non poteva essere tradito, per cui se c'è un merito, diciamo, in questi 5 anni di amministrazione del Parco Nazionale, esso risiede nello sforzo di non tradire le attese, le aspettative, le istanze di un popolo grandioso. Questo per noi è un doppio valore, una doppia importanza, sia per quanto riguarda la sede che abbiamo ad Africo dell'Università di Camus, quindi ospitare il rettore per noi è un motivo d'orgoglio, e sia perché dopo aver letto un poco quella che è la storia, quelle che sono le capacità, quello che è il curriculum del magnifico rettore, diciamo che è una possibilità che lui sta dando a noi, quindi con nuove idee, con nuove speranze soprattutto per il nostro territorio, la nostra comunità, ma tutto il territorio calabrese e spromontano. E come sta andando questo libro? No, il libro innanzitutto sta andando benissimo, perché è molto sentito, è molto letto e molto commentato, ma soprattutto perché questa 'ndrangheta addosso è appunto è proprio questa 'ndrangheta che ogni calabrese, per il solo fatto di essere calabrese, si porta addosso, e questo fango che non riesce a togliersi da addosso, perché noi, dico noi, siamo considerati in tutto il mondo la colonna sonora dell''ndrangheta, al di là se siamo persone per bene o no. Sì, grazie. Innanzitutto ringrazio naturalmente tutte le personalità e le istituzioni che sono intervenute a questa nostra iniziativa, un'iniziativa molto importante sicuramente non per il paese di Africo, ma anche un'iniziativa molto importante per tutta la fascia ionica regina. Infatti oggi abbiamo l'onore di avere abbiamo due giorni con noi il magnifico rettore, il professor Renzo Siviero, che nella sua visita presso la nostra sede ufficiale dell'Università di Campus ha voluto lui stesso cogliere il significato di quello che è stato Africo, non solo quello che è Africo oggi, quindi Africo Nuovo, ma anche quello che è stato nel passato Africo Vecchio. È una delle attrattive più importanti del territorio metropolitano, stiamo parlando di Scilla, da qualche tempo però invasa dai rifiuti ed è polemica soprattutto tra turisti e residenti. Sentiamoli.
raccolta non viene raccolta, la spazzatura non viene raccolta. Non siamo di qua. Non siamo. Veniamo da Campo Calabro. Ecco, vedere questo scempio. Insomma, certo, non è, diciamo, una situazione gradevole, soprattutto per i turisti. Io non mi ritengo un turista, però insomma apprezzerei anche io se la spiaggia fosse. Questa bella che madre natura ci ha regalato. Certo, abbiamo qua una perla, insomma, combinata così. E tutti i giorni viene qua a Scilla? No, tutti i giorni no, insomma, quando sono in ferie vengo qua a Scilla. Stamattina ho visto che c'è tutta questa spazzatura. Sì, sì, ho visto che c'è tutta questa spazzatura e sono rimasto sorpreso, sinceramente. Perché ormai la stagione è iniziata, quindi insomma mi aspettavo un poco di pulizia. Diciamo che il comune è quello che è. Noi siamo peggio del comune. Perché buttate la spazzatura? Noi cittadini siamo peggio del comune. Che c'è tutta gente che viene a mare, si fa il bagno, finisce di me, sale là e butta la spazzatura. Il comune non la raccoglie. Non viene raccolta perché la spazzatura è nei, proprio nei bidoni la spazzatura, la gente la mette lì, però non viene raccolta. Non viene raccolta perché il comune deve fare un altro contratto con l'agenzia per fare la raccolta estiva. Però una località così turistica, vedere questo scempio. Voi non pensate che non ne faccia piacere. La colpa non è del comune, è della gente che sporca. Tutta, tutta, mettiamo tutti nel mezzo. Ci vorrebbe un buon senso civico da parte dei cittadini. Quello non esiste. Altri servizi funzionano a Scilla? È sempre stato un problema. Sempre i soliti problemi di Scilla. Per giunta adesso è commissariata, quindi i commissari fanno quello che possono. Quindi, se i cittadini sono anche loro sporchi, sporcono la spiaggia. La spazzatura non viene raccolta nei tempi giusti. E questo è il risultato. Bisogna mantenere, questa è una perla dello stretto, una località turistica, deve essere un gingillo, deve essere proprio, altro che tropeietta rommina. Purtroppo. Mette in testa che deve essere più civile. Che come mai? Nessuno raccoglie la spazzatura. Una turistica. E cosa le devo dire? È così, infatti stavamo parlando adesso col signore. Lei è una turista. Io non sono una turista, sono una passeggera perché mio papà è di Scilla, però noi abbiamo la casa, quindi durante l'anno cerchiamo di venire sempre. Stavo parlando proprio di questo, che non abbiamo ancora visto passare lì davanti a casa. Quanti giorni che non passano? Ma no, quanti giorni? Io mi sono accorta 3 giorni, mi sono accorta. Poi non so se magari... Può lasciare una località turistica... Con questa spazzatura. E cosa le devo dire? Vergognoso, cosa le devo dire? Un posto così bello. Non è più curato. Ma curato sì, anche a livello anche di servizi, di navette, di tutto. Perché comunque gente ce n'è, stranieri ce ne sono. Mancano i servizi. Mancano i servizi, ma questo non è un problema di adesso. Non è un problema di quest'anno. Sono gli imprenditori che non investono su queste cose. Ma no, che gli imprenditori investono. Secondo me qui c'è qualcosa. Chi dovrebbe fare? Qualcosa, c'è qualcosa che non funziona. Sì, il comune in prima persona, sicuramente, perché penso che in qualsiasi località turistica, cioè, che noi andiamo, non vediamo queste cose, o no, mi sembra. Anzi, dovrebbero passare in continuazione, mettere anche più cestini. Che cosa le devo dire? Piuttosto deve intervistare più uno scigitano, che magari ne sa più di me. Adoro, ecco, vedere questo scempio di spazzatura fa bene alla città turistica, no? Credo che non va bene affatto per tutti. Nonostante questo qua, non è che siamo proprio cittadini di Scilla. Noi ci teniamo molto a questo paese, tantissimo. Perché la gente viene qua a sporcare? Ma guarda, sporcano le persone che portano qualcosa da casa per mangiare sulla spiaggia e poi la mettono lì, tutto questo qua. E poi non c'è il servizio che la raccoglie? Certamente, il servizio è un pochettino trascurato, però con questo non è che... Qualcuno parlava che mancano dei servizi qui su Scilla. Ma certamente i servizi non è che sono... È così? I servizi sono un pochettino particolari, cioè non si può passare meno una volta al giorno, due volte al giorno, per la spazzatura specialmente per il ristoratore. E questo è il problema. Speriamo che i nostri commissari ci danno da fare e ci danno una possibilità anche noi per lavorare per bene, perché anche noi facciamo, non è una bella presenza per un ristoratore che davanti c'è una spazzatura, c'è della raccolta così. È difficile, ed è molto difficile Scilla attualmente. Speriamo che tutto va bene e speriamo che i commissari ci danno una mano.
Siamo all'agenda. Domani, domenica 16, a partire dalle ore 17, nel borgo di Gioiosa Ionica avrà luogo l'evento Degustando a Gioiosa. E poi ancora domani, a partire dalle ore 17, a Monasterace sarà inaugurato il restaurato lungomare cittadino. Domenica 16 giugno, alle ore 9, a Roccella Ionica si presenterà il progetto Roccella nel West, un appuntamento presso il lungomare roccellese, lato nord, Pineta, Porto delle Grazie. In programma una passeggiata a cavallo e poi pranzo e prove di abilità sempre a cavallo. Sarà allestita anche un'area per l'intrattenimento dei più piccoli. Martedì 18 alle ore 18 nella sede di Scolea Roccella Ionica avrà luogo un incontro dal titolo Lavoro contro capitale. Sabato 29 giugno alle ore 21 invece nella corte del Palazzo Comunale a Locri avrà luogo la cerimonia di premiazione della 51esimo giugno locrese. Andiamo adesso in rassegna stampa. Ripetiamo la linea dallo studio della rassegna stampa, il momento delle prime pagine dei quotidiani calabresi, l'apertura che riserva Gazzetta del Sud, la notte dei lunghi coltelli nel PD, la politica, l'assemblea infuocata ieri alla Lamezia Terme con il vice segretario Orlando, la ricandidatura di Oliverio divide i democratici, il governatore abbraccia i sindaci e rilancia, la Calabria ha cambiato marcia. Reggio, la rivoluzione delle due ruote, al via il servizio di bike sharing. E poi vedete, per quanto riguarda le altre notizie nel taglio alto, Cosenza, falsi diplomi sotto inchiesta, 25 docenti, sono queste le news sotto testata. Reggio, l'omicidio Fortuny alla guerra di Gallico, processo per 4, Paolo Chindemi è tra gli imputati. Centrodestra, gli effetti collaterali dell'accelerazione di Occhiuto fanno imbizzarrire Lega e Fratelli d'Italia. Andiamo a spalla con gli occhiali di Reggio e Provincia, l'aeroporto si avvicina alle isole Eolie, siglata l'intesa Gioia Tauro, si tiene di protesta al depuratore a causa della puzza, invece a Rizzico un'estorsione ai De Masi, condanne confermate al boss Crea e al figlio. Siderno, tornano gli incubi, mare sporco e cattivi odori, era l'ultima notizia per quanto riguardava Gazzetta del Sud, il quotidiano. Per proseguire si parla di infrastrutture in apertura, sblocca cantieri ma non per la 106, la Bruno Bossio ricorda che è stato già stanziato oltre 1 miliardo, il governo dice che deve valutare la compatibilità finanziaria dell'opera. E poi ancora Oliverio, i sindaci, il vero motore dello sviluppo, il governatore all'incontro assoverato su sviluppo, investimenti e occupazione. Oliverio all'incontro con i sindaci che si è tenuto ieri assoverato, il titolo dell'incontro, la regione dei comuni. Poi ancora per le regionali in Calabria la Lega pensa a Sofo, l'ideologo del sovranismo, oltre 20.000 presenze per il giovanissimo Sofo alle ultime europee, qui in foto con Le Pen. Diario della memoria, l'imprenditore Tullio De Micheli rapito e ucciso nel 75. E poi il caso, specializzazione in campo anche i pediatri, l'università di Catanzaro e la polemica sulla chiusura delle scuole. Locri, i loculi sono abusivi, il comune dà il via alle demolizioni scoperte durante l'ampliamento del cimitero. E poi l'iniziativa al quotidiano Il Reading su Oriana Fallaci con Cesare Lanza. Reggio Calabria, Locri d'Ambiente ancora sciopero, i lavoratori assistiti dallo SLAI Cobas incrociano le braccia, l'azienda continua a far finta di nulla. Altre due giornate di protesta per gli stipendi pagati in ritardo in piazza il 18 e il 19 giugno. A Crotone, camion incendiato e minaccia gli operai, invece 'Ndrangheta imputato per omicidio, il pentito parla e lo fa scarcerare. Rocca Bernarda liberato dopo 1 anno. Era l'ultima notizia. Per quanto riguardava il quotidiano del Sud, edizione di Reggio Calabria, si completa questo rapidissimo giro nelle prime pagine e adesso la linea la restituiamo alla nostra redazione. Grazie per averci seguiti. Uno sguardo alle previsioni del meteo. Giornata all'insegna del caldo afoso anche per questo weekend, temperature in risalita 39 gradi e almeno 40 domani per caldo che prosegue dunque in Calabria, soprattutto ondata di caldo che proseguirà anche nei prossimi giorni. Grazie per averci seguiti. Per questa edizione è tutto, grazie per l'ascolto, riepilogo.
Assemblea infuocata ieri a Lamezia per il congresso del PD. Solo buoni propositi al momento, l'unità e il rinnovamento auspicati dal vice segretario nazionale Andrea Orlando. Democrat divisi sulla ricandidatura di Oliverio. Infrastrutture al via lo sblocco cantieri, ma gli interventi non riguarderanno la statale 106. Da valutare la compatibilità dell'opera, per la quale sono già stati stanziati oltre 1 miliardo di euro di fondi. Terremoti, al via la riqualificazione sismica di immobili e proprietà dello Stato in Calabria. Si tratta di 7 lotti che riuniscono 61 edifici, alcuni dei quali sono da considerarsi di pregio. Estorsioni ai De Masi, confermate le condanne emesse in primo grado a carico del boss di Rizziconi, Teodoro Crea, e del figlio Giuseppe, attualmente detenuti entrambi in regime di 41 bis. Operazione Eder, arrestato il latitante Giuseppe Cortese. Il 53enne si era rifugiato in Francia dopo il blitz contro la 'ndrangheta della zona ionica Regina. San Luca, sopralluogo congiunto sulla strada per Polsi, al via una dettagliata ricognizione di tutte le aree del territorio comunale a rischio frana e alluvione.